Buongiorno a tutti e benvenuti al telegiornale della legalità della Scuola Media Graziosi di Savignano sul Panaro. Oggi, in questo TG, andremo a parlare di due donne che sono diventate simbolo del contrasto delle mafie. Rita Atria, una ragazza siciliana di 18 anni, che sceglie la morte come protesta contro la violenza mafiosa e come testimonianza della volontà di riscatto di un intero popolo. Rita aveva un diario dove parla delle sue considerazioni contro la mafia, del suo senso di giustizia e della speranza che le nuove generazioni possano essere libere da tutte le mafie. Rita, figlia di Vito, appartenente ad una cosca mafiosa nella provincia di Trapani, decide dopo la morte del padre e del fratello Nicola di seguire l'esempio della cognata, Piera Aiello. Incontra così l'allora procuratore di Marsala, Paolo Borsellino. Da qui inizia una collaborazione molto stretta con Borsellino, al quale Rita si affeziona, tanto da considerarlo come uno zio. Le sue dichiarazioni porteranno all'arresto di decine di mafiosi e alla loro condanna. La ragazza, dopo aver ricevuto delle minacce, viene trasferita a Roma sotto protezione e con nuovi documenti. Ma dopo la morte dei giudici Falcone e Borsellino, Rita perde ogni speranza. Il suo sogno di riscatto si spezza. Quelle bombe in un secondo spazzarono via il mio sogno, perché uccisero coloro che con il loro esempio di coraggio rappresentavano la speranza di un mondo nuovo, pulito e onesto. Ora tutto è finito. Decide quindi di togliersi la vita, gettandosi dal quinto piano del palazzo dove l'aveva nascosta la polizia. Secondo lei, da imprenditore, perché è molto importante il rispetto delle regole? Secondo me è importante il rispetto delle regole per fare una concorrenza leale verso le altre aziende che operano nel tuo stesso settore, nel mio caso quello dell'agricoltura e dell'allevamento. Rispettare le regole è poi utile per permettere ai clienti, oltre che evitare pesantissime multe che possono comportare anche la chiusura dell'attività, a permettere ai clienti di sapere di comprare dei prodotti realizzati nel rispetto delle regole. Rispettare le regole è quindi vivere in libertà, che sembra un po' un controsenso se ci pensiamo, ma senza regole, un mondo senza regole, una volta uscito di casa, ognuno fa quel che gli pare. E questo non è vivere in libertà. Silvia Ruotolo, una donna normale, una giovane madre vittima della camorra. Silvia fu assassinata a Napoli nel 1997, mentre, come ogni giorno, stava tornando a casa dopo aver preso il suo figlio più piccolo, Francesco, di 5 anni da scuola. A guardare la tragica scena dal balcone di casa sua, l'altra figlia, Alessandra, di malapena 10 anni. Silvia fu colpita a morte da uno dei proiettili sparati durante una faida tra clan rivali. Continua l'impegno nei confronti della memoria di Silvia, affinché possa continuare a incoraggiare i tanti che credono nella verità e nella giustizia. Lei conosceva la storia di Silvia Ruotolo e che cosa ne pensa? Sì, la conosco, la sua storia è molto triste ma anche toccante. Cioè, la madre che è morta davanti ai propri figli, cioè il piccolo che era vicino a lei e quella più grande che era al balcone, è traumatico anche per i bambini, può essere. Una morte che ha cambiato la vita di molti e anche di una parte di Napoli, che partecipò ai funerali e che si impegnò per costruire la giustizia, dentro e fuori le aule dei tribunali. Silvia Ruotolo non è stata dimenticata come tante altre vittime innocenti di Napoli, proprio per tenere viva la sua memoria. Dall'impegno dei suoi familiari nasce nel 2011 una fondazione a lei intitolata, che come obiettivo quello di promuovere i percorsi concreti contro la cultura criminale e beneficio dei giovani di tutta la città.